Giampiero Lattanzi, presidente della provincia, insomma, comincia a prendere corpo questo annesso diciamo, e insieme di strutture sportive. Per il momento i campi di calcio, poi il pattinodromo e via dicendo, e la cupola. Diciamo di sì, un anno fa non ci avrebbe scommesso sopra nulla nessuno, oppure pochissimi. Oggi, a meno di un anno, ci troviamo di fronte a questa bellissima realtà di questo campo così recuperato e anche dei campi polivalenti sopra, con una nuova, diciamo così, denominazione di titolazione che in Consiglio Provinciale abbiamo voluto in collaborazione, in sintonia con la Ternana, Unicosano Training Center per quanto riguarda questo campo, Andrea Sciannameo per quanto riguarda quelli sopra e Leo Siconi per quanto riguarda la cupola. Vabbè. Speriamo che con il pattinodromo Pioli andremo a completare, diciamo così, questo polo, che così facendo non solo viene recuperato lo sport, ma viene recuperata la vivibilità urbana e soprattutto salvato dal degrado in cui rischiava di cadere. Sì, effettivamente, insomma, era davvero ridotto in maniera, diciamo, molto brutta, no? Non era una bella immagine per una zona, fra le altre cose. Diciamo decisamente di no, nonostante come provincia ci avessimo già, almeno sotto la mia presidenza, lavorato più volte anche con i precedenti gestori per, diciamo, agevolare un percorso che potesse portare al miglioramento e al recupero di questo campo senza poterci mai riuscire. Perpetuare la situazione che c'era avrebbe significato proprio perderlo alla agibilità e alla godibilità, diciamo, non solo sportiva ma anche dell'intera città e dell'intera collettività.